Ciao a tutti, bentornati sul canale Amo gli italiani. Uomini e donne ha dovuto prendere una posizione dinanzi ad una richiesta del noto cavaliere accusato ingiustamente. Si è fatto obbligo telefonare ad Alfonso Signorini per sentire l'altra metà della campana. Alle volte è proprio la bravissima Maria De Filippi a dover prendere in mano la situazione di quello che accade a uomini e donne. Il popolare dating show del pomeriggio è un teatro pieno di personaggi esclusivi, ognuno con il proprio carattere veritiero. Su quest'ultima affermazione bisogna dare merito ad uno dei cavalieri più in voga del programma, Armando Incarnato, il bellissimo imprenditore e proprietario di una catena di saloni hairstylist in Italia. Il giovane modaiolo si è visto accusare di un sotterfugio nei suoi confronti proprio nelle scorse puntate. Il cavaliere partenopeo ha deciso di intervenire a favore di Gemma Galgani, a suo dire incolpata ingiustamente da Paola Ruocco. La dama del parterre, che corteggia Incarnato senza essere troppo degnata, ha spifferato un rumore che ad Armando proprio non è andato giù. Infatti l'influencer dichiara che il cavaliere napoletano ha fatto un provino per il Grande Fratello VIP. L'affermazione ha fatto andare su tutte le furie Armando, generando un caos in studio alla presenza della conduttrice pavese. Ha quindi preso la palla al balzo nell'ultima puntata chiedendo a Maria di telefonare di persona ad Alfonso Signorini. Chi meglio di lui può dire se è vero o no, visto che è il conduttore del noto reality di Cinecittà? Sotto le insistenze Maria ha dovuto cedere ed effettivamente il direttore di chi ha smentito tale insinuazione. Armando è stato accusato ingiustamente da Paola e non capisce perché per rancore bisogna inventarsi delle sane bugie. Farlo passare per un traditore senza avvisare la padrona di casa non è da lui. È vero, ha un carattere prorompente, ma di certo non ha bisogno di nascondersi se vuole provare altre esperienze. Maria lascia liberi tutti di buttarsi in qualsiasi esperienza televisiva, basta avvisare la redazione. Per tutta risposta punta il dito su Paola Ruocco, artefice della menzogna. Che paura avete? Le accuse sono state smentite tutte. Tu perché sei ancora lì? Chissà se la dama ha avuto qualche senso di colpa dopo essere stata sgamata così in bella vista. Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità. Ci vediamo nei prossimi video.